Ok, allora, primo punto del decalogo che potete leggere lì, sapere ciò che si vuole, no? E allora, sembra una cosa banale, ma questo è proprio il punto più importante di tutti. Io parto da una citazione di Lewis Carroll, che è quello che ha scritto Alice nel Paese delle Meraviglie, per intenderci. Se non sai dove devi andare, non ci arriverai mai. Cioè, il concetto è che tu devi avere un'idea chiara di quello che è il tuo obiettivo e soprattutto riconoscere in te stesso se realmente sei la persona adatta per raggiungere quell'obiettivo. Quindi capire quello che sono le proprie potenzialità e intravedere, diciamo, una meta finale che sia concreta, realizzabile, quindi anche fatta in base a quelle che sono le nostre capacità, potenzialità. Noi facevamo sempre il classico esempio, insomma, se sei alto 1,20 non puoi fare giocatore di basket, o ci sono lavori, insomma, che richiedono determinate capacità, no? Competenze, capacità Competenze. e Quindi, talento. questa cosa è un po' un guardarsi allo specchio, è un guardarsi allo specchio per capire effettivamente quello che abbiamo dentro e dove vogliamo arrivare. E c'è un'altra citazione importante di Nietzsche che è Become who you are, cioè il concetto è tu diventi quello che sei, quindi in realtà non è una ricerca per qualcosa che non esiste, ma questo è un tirare fuori quello che tu hai già dentro. Quindi bisogna analizzarsi, chiaro, cercando anche magari di farsi aiutare da quello che sono gli esempi ai quali noi vogliamo avvicinarsi, no? Tipo, vogliamo guardare un certo tipo di artista, cerchiamo di considerare che tipo di carriera ha fatto, che percorso ha fatto. Questa cosa può essere molto d'aiuto, soprattutto all'inizio, per identificarsi, per capire in che posizione siamo. Dopodiché, tutto deve venire da noi, cioè il contenuto, cioè il risultato finale sarà dato dal contenuto che abbiamo già noi dentro. Quindi, chiaro che io sto parlando comunque con ragazzi che stanno tutti studiando in una scuola, quindi presumo che voi siate già consapevoli di quello che volete fare, avete già intrapreso un percorso, quindi in parte avete già le idee chiare. Adesso si tratta di concretizzare nei dettagli quello che volete diventare. Questo incontro, per esempio, io l'ho fatto anche proprio per capire con ognuno di voi in maniera personale qual è il percorso che vuole fare, nel senso che ci sono varie possibilità. Prima accennava Max al discorso se volete suonare in una band, se volete fare il turnista, se volete fare l'insegnante. Allora, solitamente la risposta classica, però adesso veramente cerchiamo di conoscerci un po' perché ognuno porti a casa qualcosa di concreto. La risposta classica è io vorrei fare tutto, perché Infatti, sì, posso beh, è intervenire una qua? discussione questa, anche Allora, voi l'altra potete cosa intervenire. principale, per esempio, in questo primo punto, che per me è l'obiettivo. C'è un trabocchetto nell'obiettivo. Non bisogna confondere gli obiettivi con i desideri. Sono due cose completamente diverse. E generalmente è la fregatura. Era quello che stava cominciando ad accennare lui. Cioè, quando io chiedo qual è il tuo obiettivo, generalmente io voglio vivere con la mia musica. Bello, però non è un obiettivo, è un desiderio. Io vorrei suonare, trasmettere emozioni, vedere il pubblico che si emoziona quando canto e che quando ascolta le mie canzoni, gli succede qualcosa. Bellissimo, è un desiderio, non è un obiettivo. Quindi come faccio a capire qual è un obiettivo, qual è un desiderio? L'obiettivo deve avere tre caratteristiche, deve essere concreto, misurabile e avere Schedati un po'. sì, deve avere una datazione, cioè deve essere definito nel tempo. Per esempio, voglio vivere con la mia musica, come ho già detto, è un desiderio, non è un obiettivo. Un obiettivo è, nel 2017 voglio fare 2 EP, 40 date e 6 video. Questo è un obiettivo. Perché? È concreto, cioè i dischi sono concreti, i concerti anche, i video anche, è misurabile, 2 dischi, 40 date e 6 video,
è misurabile perché sono dei numeri, se ne ho fatti di meno non ho raggiunto l'obiettivo, e c'è una datazione, cioè nel 2017. È così che si comincia a definire la propria carriera, definendo chiaramente che cosa si vuole ottenere. Ovviamente bisogna avere, cioè, e qui viene un po' l'autocoscienza. Se uno dice io nel 2017 voglio vendere 4 milioni di dischi e suonare a San Siro, e se ancora non c'è la band sarà dura. Quindi un po' di buon senso nel definire i propri obiettivi ci vuole, e in questa cosa qua, se, siccome non per tutti è facile ragionare sulla propria carriera, è sempre difficile, se avete qualcuno che vi può aiutare in questo, sicuramente è molto utile. Può essere il vostro insegnante, può essere qualcuno che conoscete che già fa questo mestiere da anni. È importante farsi aiutare in questo, perché generalmente siamo tutti bravi a vedere le cose degli altri, ma guardare le nostre è sempre più complicato. Quindi è importante, per esempio, prima dicevamo, quanti di voi hanno una band o vogliono sviluppare? Prima domanda, quanti di voi vogliono trasformare questa passione in un lavoro? Tutti? Se no, siamo stati ascoltati. Allora, quanti di voi lo vogliono fare come artista? Cioè, o con una band, o perché sono cantanti e vogliono costruirsi una band, comunque scrivono cose proprie e vogliono sviluppare quel tipo di carriera. Quanti sono? Più della metà. Ok, per esempio, chi non ha alzato la mano, che tipo di carriera vuole fare? Allora, parliamo, per dire, con voi due, no? No, allora, cioè, ci incontriamo sempre qui a scuola. Infatti io sono venuto poi anche in... Scusa, faccio un preambolo, mi piacerebbe veramente che interveniste tutti. Sì, l'unica cosa che dobbiamo fare è che non è importante esprimere quello che già avete fatto, ma quello che vorrete fare, e soprattutto quello che non avete fatto per raggiungere l'obiettivo, sennò perdiamo un sacco di tempo. Cioè, sappiamo tutti che ognuno di voi si è dato da fare per qualche cosa, sennò non sareste qua. Già essere a scuola è un impegno. Ok, chiusa parentesi. No, Simone, infatti ero venuto proprio con un'idea specifica per, sì, da parlare con voi due, da parlare, sì, con voi. Nel senso che io sono un batterista, sì, e chiaramente non scrivo nulla e non faccio niente del genere, interpreto più che altro, e, eccetera. Ma indipendentemente da questo, i miei obiettivi, nel senso che sono quelli, prima di tutto, che è una cosa che mi piace in prima proprio cosa, è l'insegnamento, quindi è una cosa che sarà quello il mio obiettivo principale. In secondo, chiaramente, suonare, non tanto come turnista professionista nel mainstream, nel senso che magari lì è molto complesso perché è un mercato abbastanza saturo, credo, ma tanto no. Comunque, no, ok, indipendentemente da questo, allora abbastanza chiuso, diciamo. Sì, in realtà sì, dipende da come la si guarda, volevo, okay, fare solo il polemico. Ottimo. E niente, indipendentemente da questo, comunque io personalmente mi guardo un po' intorno, nel senso che io magari faccio un esempio, mi sveglio e dico, ah, oggi faccio dei video perché mi piace, come dicevi te, cioè è giusto che la gente mi veda, è giusto che la gente sappia, è giusto che la gente mi conosca e tutto quanto, essere un po' imprenditore di me stesso. Il problema è che poi dopo inizio a registrare, inizio a fare qualcosa, inizio a farmi cagare tutto, in più poi mi guardo intorno e dico, oddio, però guarda quello, oppure guarda, no, allora lasciamo, ritorniamo in stanza a studiare che forse è meglio, no? Quando poi magari vedo gente intorno a me che è al mio stesso livello, è magari che comunque ha la possibilità e suona comunque con dei progetti, delle persone che dice, vabbè, potrei esserci anch'io lì, non è che come magari vedo altre persone che dicono, no, vabbè, lì è una cosa che ancora ne devo... Cioè, il discorso è, come faccio comunque a sbloccare questa cosa che io non riesco a pubblicizzarmi, non riesco a vendere il mio prodotto, perché io in prima persona non mi sento mai pronto, sì, a uscire fuori? Due o tre cose da quello che hai detto. Primo, non sarai mai pronto.
quindi okay, comincia pure subito, perché tanto, se aspetti di essere pronto non lo sarai mai. Ho postato oggi una cosa, vabbè, che voi non l'avete vista perché non seguite ovviamente la mia pagina, ma dovreste seguirla da, da il successoindipendente.com, il sito, e il successo indipendente, la pagina Facebook. E, non, allora, il tuo problema è il problema di tutti loro e di tutti noi e di tutti quanti, sempre, cioè il pensare di non essere pronto, in realtà non lo siamo, siamo semplicemente al nostro livello in questo momento. Però partire da capo, tu non hai espresso un obiettivo, hai espresso un desiderio. Okay. Vorrei fare l'insegnante, è un desiderio, certo, non è un obiettivo. Certo. L'obiettivo sarebbe quello di dire voglio cominciare a insegnare, quindi nel 2017 voglio avere 5 allievi. Nel momento in cui tu decidi di, che vuoi questi 5 allievi, devi cercare di capire dove andarli a prendere, e quindi devi cercare di capire quali sono i passi che ti porteranno a fare in modo che 5 persone vengano da te e ti diano i soldi perché tu gli insegni a suonare la batteria, presumo. Giusto il discorso della promozione, soprattutto online, eccetera. Dopo, se volete, andiamo sul concreto, perché è bellissimo dire tutte queste cose, perché, come ho detto prima, è importante avere un mindset corretto, avere delle nozioni di base corrette, però poi se siamo cioè se voi uscite di qua con delle cose concrete, cioè sul da farsi, è meglio. E quindi se tu vuoi farti promozione online, prima di tutto devi fare un piano promozionale. Quindi tu dici faccio i video per fare che? Dove li metto? Quando li metto? Come li metto? Qual è il format dei video? Quanto sono lunghi? L'audio come lo riprendo? I video come li riprendo? Cioè tutte queste cose vanno definite prima. Sì, sì. Quindi